l'Avellino dei record, l'Avellino che non vuole più fermarsi. 8° risultato utile consecutivo e la miglior striscia mai realizzata in Serie B per i biancoverdi, che sono la prima squadra per somma di punti nel girone di ritorno. Hanno anche il migliore attacco e ieri hanno festeggiato la prima doppietta da professionista di Capitan D'Angelo. Un Avellino davvero inarrestabile. Adesso la zona playoff è soltanto a 3 punti. Sognare è lecito, sognare non costa nulla, ma innanzitutto guardiamoci dalla salvezza. L'obiettivo prioritario è tenere a debita distanza la zona playout, adesso a 6 punti, anche perché incombe tra una settimana il processo per il calcio scommesse. Buonasera, bentornati a 0825, il nostro consueto focus settimanale sull'US Avellino. Vado subito a presentare gli ospiti di stasera. È tornato a trovarci un amico di 8 Channel e di 0825, Felice D'Aliasi. Buonasera a te e a tutti i telespettatori. Grazie e ben ritrovato ad un altro caro amico, Cristoforo Barbato. Buonasera a tutti. Allenatore, responsabile per la campagna dell'Udinese Academy, e poi c'è naturalmente Marco Festa. Ciao Marco. Ciao Angelo, ben ritrovati. Allora, i nostri contatti 0825 23 743 per intervenire in diretta, e poi un numero per SMS e WhatsApp che vedete adesso in sovraimpressione. Già sono arrivati diversi messaggi, tra poco li andremo subito a leggere. Ma direi di partire con le slide musicate del nostro Giuseppe Andrita. Vediamo cosa ci ha preparato subito in apertura. Com'è lontano ieri, e poi più in alto e ancora su, fino a sfiorare Dio. Insomma, è un Avellino che vola a razzo, più su, più in alto, ma significativo l'attacco, no, della slide. Com'è lontano ieri, come sono lontane quelle giornate, quei sabati in cui l'Avellino navigava nelle ultimissime posizioni della classifica. Invece adesso è un'unica grande cavalcata, è un'unica grande ascesa verso le posizioni che contano in classifica. Al momento la squadra è 12esima, ma c'è chi, come Felice D'Aliasi, ad una scalata del genere già ci credeva da fine ottobre, primi di novembre, quando facesti una scommessa a scatola chiusa. La rivelasti proprio qui a 0825, e ricordiamolo allora adesso. Sì, con l'amico Arnaldo Sabatino Nigro del Malaga. Era il mese di ottobre, per l'esattezza, metà ottobre. L'Avellino era penultimo in classifica. Mentre stavamo parlando, entrambi, così proprio ci venne insieme, dicemmo questa cosa. Dissi, ma lo sai che se l'Avellino cambia l'allenatore, io sono convinto che questa squadra si può inserire tranquillamente tra le 8 dei playoff. E lui disse, no, noi facciamo addirittura il terzo posto. Disse Sabatino, sì, guarda, loro dobbiamo prendere 200 bottiglie di spumante, le abbiamo messe in frigo e siamo pronti a stapparle da un momento all'altro. Ma al di là di questa scaramanzia, di questa cabala, davvero tutto merito di Novellino? Ha saputo toccare, secondo te, i tasti giusti di una squadra che a questo punto si sta rilevando anche più forte, più quadrata di quella che avevamo visto con Toscano? Al di là dei nuovi innesti, per carità, Moretti, Laverone, fondamentali, però c'è anche una rivalutazione di tanti elementi che con Toscano davvero non riuscivano ad esprimersi, forse. Il 90% sono tutti vecchi elementi, perché sicuramente Laverone dà il suo contributo, sicuramente Moretti è un giocatore che uscirà alla grande, per il momento ha fatto soltanto la partita con il Vicenza, ma noi ne veniamo da 8 risultati utili consecutivi, ma attenzione, 5 sono vittorie, perché il fare uno score di 7-8 risultati, c'è riuscito il Latina, c'è riuscito l'Ascoli, però l'80%, il 90% sono pareggi. Invece quando fai 8 risultati, e da questi 8 risultati sono ben 5 vittorie, questa è una dimostrazione che l'intelaiatura era un'intelaiatura valida, una squadra valida, e certo serviva un allenatore esperto, ma chiaramente se tu vai a prendere un allenatore come Toscano, gli affidi una che non ha mai lavorato con i giovani, gli affidi una squadra prevalentemente giovane, il flop è annunciato. Cristoforo, tu prima mi dicevi a microfoni spenti tutto merito di Novellino, da tutti i punti di vista, non solo mentali, ma anche di come ha saputo strutturare la squadra in campo. Sì, i meriti di Novellino sono sotto gli occhi di tutti. Io, tra l'altro, sono sempre stato un difensore di Toscano, per cui mi sono dovuto ricredere, perché Novellino ha cambiato proprio l'impronta alla squadra, nel senso che, a parte che ha dato delle certezze dal punto di vista tattico, perché non ha mai cambiato il modulo, e questo ha fatto sì che la squadra
avesse degli automatismi che sta portando avanti. Ha dato un'ossatura di squadra, non cambia quasi mai gli uomini, e questa è la cosa secondo me determinante, perché ha dato fiducia a tanti ragazzi che prima magari non la sentivano, e ha fatto cambiare quello che è l'aspetto mentale, perché ha dato delle certezze, e ha dato poi quell'esperienza che probabilmente mancava precedentemente, nel senso che l'Avellino, pur avendo una sua fisionomia, comunque riesce a sfruttare quelli che sono i punti deboli degli avversari e riesce in qualche modo a non mettere in evidenza quelli che sono i propri difetti. Per cui è un allenatore che studia bene la partita, che mette bene la squadra in campo e che, secondo me, io dico sempre, nell'arco dei 90 minuti ci sono più partite. Lui sa leggere bene quelle che sono le situazioni che si verificano nell'arco dei 90 minuti. E poi Marco, c'è un passo che è altro da playoff, è da promozione, 14 punti nel girone di ritorno, che diventano anche di più considerando i 4 delle ultime due partite del girone d'andata, quindi diventano 18 se non sbaglio. Questa squadra, insomma, per questa squadra è lecito sognare o secondo te bisogna rimanere con i piedi per terra e pensare anzitutto alla salvezza, anche in virtù di quel discorso che facevo prima sulla possibile, naturalmente ci auguriamo di no, penalizzazione? Ma come dicevi Angelo, i numeri parlano chiaro, sono 18 punti nelle ultime 8 partite, 19 nelle ultime 10, quindi un ruolino di marcia che come testimonia il primato nel girone di ritorno è davvero straordinario. Io penso che la chiave però di questo Avellino sia stata proprio quella di imparare a vivere alla giornata, di giocare non per abusare delle classiche finali che spesso vengono tirate fuori, però tutte le partite come finali c'è un atteggiamento molto concentrato dei giocatori, sono tutti sul pezzo e soprattutto si respira un'aria nuova, particolare. Lo vediamo dalle esultanze che coinvolgono davvero tutta la squadra, anche agli umori che sono distesi con cui la squadra si allena in settimana. È chiaro che le vittorie danno grande fiducia, e io penso che bisogna andare per gradi, lo hai detto tu, c'è questo processo che incombe, il contraccolpo psicologico in caso di penalizzazione sarebbe inevitabile, ma chissà che questa squadra non abbia anche la capacità eventualmente di convertire una penalità in un ulteriore stimolo positivo. È chiaro che devono concentrarsi solo sul campo. Venerdì vedremo, saremo a Roma, te lo preannuncio, per una diretta tutta la giornata per seguire questo processo al Tribunale Federale Nazionale, cosa ne uscirà fuori. L'Avellino però adesso deve concentrarsi sul campo, c'è questo tour de force che è iniziato ieri in casa e che proseguirà martedì con la Pro Vercelli, poi c'è il Perugia, altro turno in casa. È chiaro che bisogna concentrarsi sul calcio giocato, dove Novellino, concordo pienamente con quello che hanno detto Felice e Cristoforo, ha dato un cambio di marcia sensibile. Quando parlavamo di Toscano, voglio puntualizzare una cosa che ha detto Cristoforo, è chiaro che con un allenatore con contratto triennale bisognava anche sostenerlo, e credo che la società l'abbia fatto, dargli fiducia, perché mandarlo via così a cuor leggero anche economicamente non è stato semplice, ma è altrettanto evidente che a questo punto il cambio era più che necessario. Felice, sulla questione playoff, playout, mi sembra che la tua scommessa già dia una risposta su quelle che sono le tue speranze, le tue sensazioni corroborate da un presente splendido dell'Avellino. La partita di ieri, forse nella prima mezz'ora meglio il Vicenza, come era già successo con il Cittadella e con il Verona. L'approccio magari dell'Avellino non è stato dei migliori, però poi la squadra è uscita bene, ha trovato due gol in fotocopia, quelli di D'Angelo. Tra l'altro ci è stato confessato da Novellino e dallo stesso D'Angelo, è uno schema molto provato questi inserimenti a fari spenti di D'Angelo sulla sinistra, su palloni nascosti dalla punta alla difesa. E poi la partita è stata gestita con la massima serenità, con la massima tranquillità dopo, no? In effetti sono d'accordo con te, io direi che i primi 20 minuti il Vicenza sembrava meglio messo in campo, però dobbiamo dire che il campo era veramente in condizioni pietose. Io non so, e poi i lavori che sono stati fatti, qua c'è da dire qualcosa, perché non c'è nemmeno l'omogeneità per quanto concerne tutto il terreno di gioco. Sotto la tribuna Termino, non so se ne ha notato, là il pallone camminava, corriva piuttosto velocemente, ma sotto la tribuna Montevergine, lato curva sud, il pallone si fermava con
completamente. È un fatto veramente strano, anomalo, anche perché è vero che ha piovuto, ma non con quell'intensità forte, tale da dire qua parecchie partite saranno sospese per impraticabilità di campo. Il secondo tempo era praticamente impraticabile. Io credo che l'arbitro abbia portato a finirla perché eravamo già nel secondo tempo. Sì. Nel primo ancora si poteva giocare. È preoccupante questa cosa, però ho visto il solito Avellino. E poi lasciatemi dire, ma noi abbiamo un portiere che sto dicendo dall'inizio di campionato, ma come si fa a non far giocare Radunovic in porta? Ma l'avete visto il Vicenza al terzo calcio d'angolo che ha avuto? Non ha proprio, ha rinunciato a buttare il pallone nell'aria, perché Radunovic è padrone dell'area piccola. Quando giocava Frattali, che tra i pali sicuramente è un buon portiere, e arrivavano questi cross, l'attaccante di testa butta la palla nell'angolino, ti faceva gol e tutti a dire però il gol è imparabile. Il gol è imparabile quando ha colpito di testa, ma il di testa il pallone non lo deve colpire, il portiere deve uscire e doveva andarla a prendere. È chiaro che la fisicità di Frattali non è quella di Radunovic, però non far giocare questo portiere che ha soltanto 20 anni, questo è chiaro che da adesso fino alla fine del campionato può darsi che qualche papera della fa pure vista la sua giovane età, però io vedo che dà una sicurezza alla squadra veramente impressionante, accoppiato al fatto, come ha detto Cristoforo, che una squadra deve avere l'ossatura ogni domenica al minimo di 9-10 giocatori, quello della settimana precedente, quello che non faceva Toscano e quello che non fa il Verona di Picchia. Il Verona ha questi problemi perché se andiamo ad analizzare le formazioni del Verona, ogni domenica ne cambia 4-5. Questo è dovuto praticamente all'inesperienza dei tecnici. Marco, sulla questione del Partenio mi sembra che proprio ieri sia intervenuto, no? Il presidente Taccone durante derby, sì, ha dato una spiegazione del perché il campo fosse ridotto in quella condizione, se vogliamo ricordarla. Sì, assolutamente, stavo cercando di entrare nella discussione proprio perché durante derby Taccone, che insomma scaramanticamente ha preferito non intervenire perché testuale ha detto da quando non parlo più le cose vanno bene, quindi prendiamo atto anche di questa scaramanzia, ha spiegato che c'è stato un eccessivo invaso sul terreno di gioco in erba sintetica e che ha già sollecitato Ital Green, che è la ditta che ha installato l'erba sintetica, sì, a intervenire, perché ieri davvero ci sono stati momenti in cui la palla non viaggiava, era difficilissimo, sì, difficilissimo che rotolasse addirittura. E in tutto questo io ho visto però un Moretti come un cigno in mezzo all'acqua, davvero strepitoso. Se vogliamo andare sui singoli, ha fatto una partita straordinaria anche Moretti, un giocatore di una qualità superlativa. Ieri in quel contesto di gioco magari poteva essere penalizzato, invece ha tirato fuori una grandissima prestazione su Radunovic. E chiudo, a ragione Felice, da diverse giornate, da quando è andato via Frattali, che la responsabilità lo ha caricato a mille. Sono, sì, lontani i tempi di quell'errore, se ricordi, a Verona, quando ha preso sotto la pancia, sì, strepitoso Radunovic. Sì, abbiamo già un telespettatore al telefono. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Alessandro. Ciao Alessandro, prego. Allora, veramente sono molto contento per questo Avellino. Diciamo, con Avellino è cambiato tutto. La squadra adesso ha un gioco, ha un'anima, in campo si vede 11 leoni, combattono su ogni pallone, quello che noi volevamo dall'inizio campionato. Adesso, diciamo, con giusti correttivi, qualche nesso di mercato che c'è stato a gennaio, l'Avellino sta andando veramente bene. E era da un po' di tempo che comunque non mi divertivo, adesso mi diverto, vado al Partenio, anche se prendo l'acqua, mi bagno, mi faccio la doccia allo stadio e varie ragioni, comunque esco soddisfatto dallo stadio perché vedo 11 lupi combattere su ogni pallone. Quindi sono molto contento e felice di questo Avellino. E la cosa che dico io, non abbassare la guardia, andare avanti sempre così, perché comunque il campionato è ancora molto lungo e ci sono varie ancora situazioni, specialmente il fatto del calcio scommesse, che mi preoccupa un po'. Io vorrei un po' più di certezze, diciamo, a livello, diciamo, su questa storia. Ancora non ho capito bene la società se sapeva qualche cosa, scommessa, denuncia o no. Sapremo questa qualcosa venerdì, Alessandro. Venerdì sapremo qualcosa. Poi di più definitivo. Per quanto riguarda un'altra cosa, quando guardi il terreno sono d'accordo con Felice, è una vergogna. Quel campo di quella maniera, no? Non riesco a capire come è possibile. Il secondo tempo, il drenaggio non ha fatto proprio nessun effetto. Sì. Questa è una cosa da verificare e mi sembra anche che il presidente Taccone si è lamentato. Sì, sì, Taccone si è lamentato e ha promesso, insomma, che si interverrà, speriamo, a breve. Sì. Va bene, okay. Grazie Alessandro. Buonasera. Grazie. Vado a leggere qualche messaggio arrivato da casa. Allora,
Il primo, buonasera, sono Giuseppe, devo fare i complimenti ai ragazzi, al mister Novellino, ho visto un Avellino umile, intelligente, maturo, ha aspettato per attaccare e poi ha affondato il colpo all'avversario. Vincere aiuta a vincere, 8 risultati utili non sono un caso, speriamo di continuare così. Il mio pensiero è che l'Avellino abbia ancora margini di miglioramento, la salvezza è un traguardo da raggiungere al più presto e poi i puntini sospensivi. Poi viene il bello, forza Lupi, avanti così, il mio sogno, finale playoff, dice Giuseppe, poi... Antonio da Castel San Giorgio Biancoverde, ieri grande vittoria, grande capitano, adesso sotto con la prova, avanti curva sud, sempre forza Lupi. Cristoforo, sulla partita di ieri chiedo anche una tua analisi. Sì, per quanto riguarda... C'era un Vicenza falcidiato dalle assenze, ne mancavano 11 più Signori squalificato. Bisoli però ha detto non cerchiamo alibi. Ma sicuramente, anche perché poi se vai a vedere la formazione è vero che mancavano alcuni elementi, però davanti c'erano tutti tranne Orlando. E dietro più che altro ha avuto qualche problema, però diciamo che a mio modo di vedere per l'atteggiamento tattico che ha avuto ha agevolato quello che è stato l'atteggiamento dell'Avellino, perché l'Avellino ha una grande qualità che è quella di tenere le linee di difesa e di centrocampo molto vicine e giocando con due trequartisti non ha fatto altro che agevolare questa capacità dell'Avellino. Avesse giocato con due esterni più larghi probabilmente avrebbe creato qualche problemino in più, invece praticamente né Pucino né Vita dall'altro lato hanno mai impensierito i due rispettivi omologhi dal lato opposto che erano Laverone e Gonzales, per cui l'Avellino ha avuto vita facile da questo punto di vista e sostanzialmente il Vicenza, se non negli ultimi 20 minuti quando l'Avellino si è proprio rilassato, non ha mai creato grossi pericoli alla porta dei biancoverdi. Per quanto riguarda l'atteggiamento iniziale, tolta Cittadella, dove veramente ha sbagliato l'approccio, secondo me l'Avellino, è un atteggiamento che ha in tutte le partite. I primi 20 minuti ha un atteggiamento molto guardingo, quasi di studio nei confronti dell'avversario, dopodiché piano piano come un diesel inizia a carburare e viene fuori. L'abbiamo visto in più partite da parte dell'Avellino. Già dalla partita di Latina, ieri leggevano in interviste di Avellino che diceva che la svolta c'è stata dopo Bari. Il mio giudizio, la svolta vera c'è stata dopo Latina, perché a Latina l'Avellino è stata la prima partita in cui ha dominato l'avversario, soprattutto nei secondi 45 minuti, e da lì ha dimostrato di iniziare ad avere delle certezze che poi si è portata avanti successivamente. Felice, se e in che cosa l'Avellino, come diceva il telespettatore, ha ancora secondo te dei margini di miglioramento? Ma i margini di miglioramento adesso... In quali uomini, diciamo... per esempio, secondo te ancora non hanno reso al top? Ma guarda che ultimamente stanno rendendo Verde un giocatore che secondo me può dare ancora molto, ma un po' molto intermittenza, di più. Però è chiaro che bisogna vedere come viene utilizzato, se viene messo sul playmaker avversario, una volta viene messo a fare il difensore, cioè si sta veramente sacrificando molto. Però adesso io volevo buttare una lancia su quanto concerne il campionato, sì, i playoff sì, però io vi dico subito che i primi 5 posti sono blindati, cioè il campionato di Serie B è bello, è chiaro che stanno là Verona, Frosinone, Spal, Benevento e Bari non li toglierà nessuno, le tre squadre che si contenderanno la Serie A sono queste, poi c'è il posto per la sesta, settima e ottava per i playoff, ma giusto per fare per la comparsa. Ma i tre posti sono queste, con un Bari che ha dato un segnale prepotente e ha detto se mi trovate nei playoff sono guai vostri, questa è la partita che ha detto a Bari. Assolutamente, no, ti volevo chiedere invece di Moretti, tu hai detto un po' in controtendenza mi sembra la tua valutazione. Hai parlato bene solo della partita di ieri, finora non ti era piaciuto granché. No, Moretti appena è entrato ho visto che se lo utilizza negli ultimi 25 minuti, 30 minuti, quando la squadra avversaria comincia a perdere colpi atleticamente, lui è un giocatore che è sicuramente di una spanna superiore a tutti quanti. Quando lo metti dal primo minuto, ieri è andato gradatamente avanti, sempre a dare sempre di più, quando la squadra, io lo vedo proprio che dà il meglio quando la squadra avversaria comincia a calare atleticamente, perché forse con il suo passo, la sua... Più cadenzato, esce alla distanza. Sì. Un campo come quello di ieri, dove i giocatori chiaramente dopo 35-40 minuti cominciavano ad avere stanchezza, lui è uscito fuori prepotentemente. Quindi è un giocatore che o acquista una migliore condizione atletica... Per reggere tutti i 90 minuti. Se no va utilizzato gradatamente. Andiamo di nuovo al telefono, pronto? Buonasera. Pronto, buonasera, sono Maria. Salve signora. Vi saluto a tutti, Marco, Felice, tutti quanti in studio. Ieri è stata una partita strepitosa, dire poco. Maria, ma ti posso chiedere una curiosità, visto che oramai ci sentiamo da parecchio, ma tu ogni tanto riesci ad andare allo stadio? Ogni tanto, io non manco mai. Non lo sapevo. Anche per la febbre. Non lo sapevo. Non mi spiega nessuno.
Perfetto, perfetto, vai avanti, prosegui. Allora, io quello che voglio dire, ieri è stata una partita bellissima, ma è dire poco. Adesso voglio vedere i gufi e le gatte nere che c'erano prima, che cosa hanno da dire? Sono scomparsi tutto dalla tastiera. Ma non siamo... Hanno cercato di seminare zizzane e stanno cercando ancora di fare altro. Vabbè, purtroppo, la devo non smettere. Purtroppo quando si va male, signora, purtroppo quando si va male è facile parlare negativamente. È difficile rimanere compatti e coesi intorno a un progetto, a un obiettivo. C'è Felice che vuole aggiungere qualcosa. Signora Maria, lei è invitata, è invitata con le bottiglie. Non prende impegni. Senz'altro. Io allora quello che dico. Sì. La squadra, se uno vuole bene veramente all'Avellino, si incoraggia e si dà sostegno quando va male. È facile fare i tifosi quando tutto funziona alla perfezione. In una famiglia, se è famiglia, i componenti si danno una mano reciprocamente quando non vanno con le cose bene. E così è pure la squadra. Signora, ma lei ci crede nei playoff? Io sogno ad occhi aperti, non ve lo voglio dire. Però raggiungiamo, ci credo. Ci ho sempre creduto, non ho mai dubitato della squadra, perché non potevano essere diventati brocche tutti in una volta questi giocatori. Quelli erano andati in combo, secondo il mio modesto parere, sì. Perché Toscano neanche una colpa ce ne faccio, però era andato in convinzione lui, erano andati in commissione la squadra, perché non faceva mai lo stesso modulo in settimana, non metteva mai la stessa squadra in campo e non avevano certezze e punti di riferimento. Sì, signora, con l'avvento di Novellino si è visto. Sì. La metamorfosi che si è avuta. Ma io quello che voglio dire, e ci tengo, se il presidente mi sta ascoltando, di blindare Novellino già da adesso, di cominciare già a programmare il nuovo anno. E io dico una cosa, che io non ci credo nemmeno alla penalizzazione. Va bene. Ammesso che dovessero farla, sarà di pochi punti. Signora, sì. Io la farei parlare fino a domani, ma abbiamo anche altre telefonate in coda e gli ospiti. No, qui io volevo solamente fare un appello a Taccone e a Gobbidoso. Mettetevi a tavolino, se c'è stata qualche incomprensione, chiaritevi, andate avanti per il bene dell'Avellino. Va bene. Il resto, la gente che fa la bambola, lasciatela perdere. Signora, ma mi dice un'ultima cosa, ma lei la partita doveva vederla in tribuna Terminio? Sì. Allora mi deve fare una cortesia, deve prendere appuntamento con Marco Festa una volta a fine partita. Perché io la voglio conoscere anche di persona e deve fare una vox post partita con Marco, va bene? L'ho conosciuta, ha già fatto una vox. Va bene, io così... mi metto sempre dove stai sottopassando, va bene, dove escono i giocatori. Si mette d'accordo con Marco e fate una bella intervista, così la conosciamo anche di persona, va bene? Va bene, senz'altro. Grazie signora. Un abbraccio a tutti, grazie. Forza Avellino. Grazie. Allora, voglio tornare un attimo anche da Cristoforo su quello che diceva Felice... sulla capacità di Moretti, secondo Felice, di incidere di più nella partita negli ultimi 20-25 minuti. Sei d'accordo oppure pensi che la sua presenza sia importante sin da subito? Ma Moretti è un giocatore di grandissima qualità. Sicuramente è il giocatore che ha più qualità nel centrocampo dell'Avellino. Chiaramente è arrivato qui che non giocava da 4 mesi, aveva una condizione fisica approssimativa, adesso la sta recuperando. Io personalmente, lo dicevo anche prima nel fuori onda, penso che nelle ultime giornate stia crescendo di partita in partita. A me anche a Cittadella, quando è stato sostituito, non mi era affatto dispiaciuto nel primo tempo, perché aveva una percentuale di riuscita del passaggio altissima, cioè il 91% di passaggi riusciti. Probabilmente Novellino voleva un po' più di aggressività, di rapidità in mezzo al campo, che poi Omonga ha dato quando è entrato, però onestamente sul piano della qualità non stava facendo una brutta partita neanche a Cittadella, per cui è un giocatore che sta crescendo e poi ha portato fisicità, è una dote che è il tiro da fuori che l'Avellino non aveva, per cui ha delle caratteristiche che sicuramente possono fare del bene a quello che è l'ossatura di squadra dell'Avellino.
Andiamo ancora ai messaggi da casa. Bruno da Battipaglia Biancoverde: per cortesia non svegliatemi da questo sogno, una salvezza tranquilla, il rinnovo di questo grande allenatore, la riconferma del blocco della squadra attuale e il rafforzamento di questa società con l'ingresso di forze nuove. Saluti a Marco Festa, scrive Bruno. E poi: forza ragazzi, non fermiamoci più, regalateci un sogno, forza Avellino, da Antonio e Mattia. Dopo ne leggeremo altri. Però voglio affrontare con tutte e tre il discorso del rinnovo del contratto di Novellino. Marco, parlo da te, ti chiedo se ci sono già sentori di questa possibilità. No, sentori reali non ce ne sono in realtà. Angelo Novellino, se tu ricordi, nel momento in cui è stato ingaggiato ha proprio spiegato di aver rinunciato a un'opzione per il rinnovo per un ulteriore anno perché voleva conquistarsi sul campo un eventuale rinnovo. È chiaro, io dico adesso, guardando proprio all'aspetto più veniale, anche dettare le condizioni a questo punto del rinnovo può essere stata una scelta lungimirante da vecchio allenatore navigato, qual è, sì. No? E quindi no, sentori non ce ne sono ancora. È chiaro che se continuo di questo passo sarà un plebiscito, gli faranno prima una statua in piazza e poi arriverà il rinnovo. Credo che adesso si pensi prima a conquistare sul campo la salvezza e poi eventualmente pensare ad altro, e dopo ci si siederà ad un tavolo, perché soprattutto anche per l'impatto emotivo che ha avuto non solo sulla squadra ma anche sulla piazza, penso che ci siano i presupposti per continuare insieme. Felice, bisogna blindarlo, si rischia poi di perderlo. Che pensi? Assolutamente no, non si blinda nessuno, perché un allenatore giusto che ha le sue ambizioni, può darsi che a fine campionato lo chiama qualche squadra di Serie A importante ed è giusto non tarpargli le ali. È chiaro che il lavoro che sta facendo è ottimo e sicuramente merita una conferma, ma non va blindato assolutamente nessuno. A fine stagione, se le due parti vogliono ancora rimanere, ma se Novellino ha richieste importanti è giusto che vada via. Sei d'accordo sulla virtù anche dell'essere avellinese, no? Di aver creato un forte legame identitario con la squadra, con la provincia, è questo il punto di forza di Novellino? Ma Novellino, oltre al punto di forza che c'è... No, te lo sai perché te lo chiedo? Perché era in una fase della sua carriera che sembrava un po' discendente. Io questo ti stavo dicendo. Novellino è un allenatore di grandissima esperienza. Ha vinto 4-5 campionati di Serie B. Ne veniva da un periodo negativo, non troppo lungo, perché qualche anno fa a Modena fece i play-off partendo da una prendendo la squadra proprio come l'Avellino. Come stava l'Avellino, arrivò nei playoff, anche là grandi proclami, il rinnovo del contratto, poi all'inizio l'anno successivo fu esonerato. E è chiaro che lui mette l'esperienza, so che con i giocatori fa un lavoro molto duro fisicamente, li controlla attentamente, studia bene le partite, lui e il suo vice, insomma stanno sempre sul pezzo. E chiaramente secondo me è l'esperienza che fa la differenza. Cristoforo? Io penso che la differenza... Quali tasti ha toccato Novellino per far così bene? Ha dato delle certezze, ha dato sicurezza ai giocatori singolarmente, e alla squadra tutta. Perché la differenza tra lui e Toscano è stata questa, perché come giustamente diceva Felice, Novellino è un grande lavoratore, ma lo era anche Toscano. Io ho visto Toscano lavorare in ritiro, è un maniacale anche lui, per cui da questo punto di vista le differenze veramente sono minime, ma a questi livelli ogni allenatore è maniacale. Lui quello che è riuscito a dare delle certezze, parlavamo prima di Radunovic, no? Se noi andiamo a vedere il periodo toscano c'è stata un'alternanza Radunovic-Frattali continua, e in pratica ha perso entrambi i portieri, perché sia Radunovic che Frattali hanno fatto degli errori. Soprattutto per il portiere, ho detto più volte in televisione, avere un portiere titolare e uno riserva è indispensabile. Perché si dà sicurezza al portiere titolare, cosa che sta succedendo adesso con Radunovic, e su questo mi sento di dire, non perché un amico, che un grosso contributo l'ha dato Carmine Amato, che oltre ad essere un grande preparatore dei portieri è una persona che ha un rapporto con i propri portieri eccezionale e gli infonde sicurezza e tranquillità e trasmette quelli che sono i messaggi giusti all'allenatore, perché lo staff ha un ruolo fondamentale in quello che è il lavoro dell'allenatore. Perché Angelo, scusami, l'Avellino, se non erro, aveva preso un portiere dalla Fiorentina che faceva il secondo portiere nella Fiorentina. Lezzerini. Quindi la Fiorentina, per darlo all'Avellino, era sicuro che questo era il titolare, perché non è secondo ad Avellino, è secondo a Firenze, io faccio il secondo a Firenze. Quindi la Fiorentina quando l'ha dato sicuro che faceva il titolare. Sì. Quindi Novellino ci ha visto lungo e ha detto attenzione, se mi dai Lazzarini che deve fare il titolare, io comunque punto su Radunovic. Ma i chiari, cioè prendere un portiere che fa il
secondo a Firenze per venire ad Avellino, per venire ad Avellino quantomeno per fare il titolare. Prima di andare in pubblicità è di nuovo il momento delle slide di Giuseppe Andrita, vediamo adesso cosa ci ha preparato. E allora, Walter Novellino che dipinge con il suo pennello questa tela, l'ottava meraviglia, sono gli 8 risultati utili consecutivi dell'Avellino. Va bene, andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Rieccoci in studio, seconda parte di 0825, andiamo subito al telefono per un altro amico. Pronto, buonasera. Ciao, sono Edoardo Vandante, del gruppo Cattesta Social Governo. Ciao Edoardo, prego. Allora, voglio salutare Gustavo Barbato, Marco Festa è mio amico Pista dagli altri. Io ho detto già ieri ai pochi che fuori allo stadio, qualche posto anche stasera, vorrei dire una cosa, un fare un omaggio a Pista dagli altri che ha fatto un grandissimo libro, attuato sul calcio Avellino. È bellissimo. Sì, Lupi per sempre, tra l'altro da quando sarà in edicola con il Mattino Felice? Da mercoledì 1 marzo per due o tre mesi sarà in edicola insieme al Mattino. Perfetto. Devo ringraziare il direttore di Napoli, Bardano, che è di Lecce, che mi ha dato questa possibilità, si è innamorato di questo libro e mi ha dato questa possibilità. Lo ricordiamo, Lupi per sempre, la storia dal Piazza d'Armi no, ai giorni nostri praticamente. Vai Edoardo. Allora, per la partita di ieri non ci sono parole, noi lì stiamo facendo una grande cosa da vedere, perché abbiamo visto un gruppo che è migliorato molto, e Magni si è sbloccato, un grande capitano d'Angelo e l'anima di questa squadra. Andiamo avanti così, ci dà una vittoria per Celli, vincendo anche per Celli per noi. Però io non voglio anche pensare a queste cose di la presentazione, vero o non viene. Noi andiamo avanti con queste cose. Grande mister Avellino, continui così perché noi siamo sempre lì allo stadio. Sempre fortuna e mangi Avellino. Va bene, grazie Edoardo. Un saluto a tutti gli amici di Castel San Giorgio Biancoverde. Subito un altro amico da casa. Buonasera. Buonasera, sono Lino Valente da Cervinara. Ciao Lino, prego. Saluto agli ospiti in studio. E niente, che dire della partita di ieri, una partita molto maschia su un campo praticamente impraticabile, però abbiamo avuto la lucidità di vincerla perché ieri era davvero molto difficile. E niente, poi volevo fare una domanda agli ospiti in studio. Sì. A Felice voglio domandare diciamo qual è i punti per raggiungere la matematica salvezza, visto che lui è un amante delle statistiche, sì. E quanti punti ci vogliono per entrare nella griglia dei playoff. Sì. E al mister Barbato invece vorrei domandare una cosa tecnica. Ho visto che le squadre, diciamo, cioè l'Avellino di Novellino, varia spesso i vari moduli in campo durante la partita, 4-4-2, 4-4-1-1, ieri addirittura 4-3-3 con D'Angelo un po' più avanti, l'ha detto anche lui in un'intervista, e se quindi questa cosa è, diciamo, per disorientare agli avversari oppure è una cosa per bloccare diciamo più la fase di non possesso e quindi bloccare le giocate degli avversari. Va bene. E a Marco invece volevo domandare le condizioni di Gavazzi, visto che lui segue anche gli allenamenti e quindi tutta la settimana. Va bene, grazie Lino. Grazie mille. Buona grazie, giornata. Ciao. Allora partiamo da Felice, quanti punti ci vogliono per la salvezza aritmetica e quanti invece per sognare i playoff? Sono telegrafico, 48-58. Quindi una differenza di 10 punti è tutta lì, insomma, la differenza tra l'ambizione salvezza e il sogno playoff. E intanto Aldo Fenizia dalla regia ci manda la classifica che ci ricorda attualmente come l'Avellino sia ancora nella porzione destra di classifica, ma è praticamente la prima della fascia destra, 35 punti, vedete esattamente, sono 3 le lunghezze di distanza dall'ottava che è la Virtus Entella in questo momento a 38 e 6 dal Latina che oggi giocherebbe il play-out
contro la Provercelli. Cristoforo, invece, tutte queste variazioni sul tema tattico di Novellino durante le partite, tu come le leggi? In realtà non ne fa tante, perché parte sempre con due linee di quattro in difesa a centrocampo, poi in alcune gare, compresa quella col Vicenza, più che mettersi 4-3-3 si mette 4-1-4-1, e anche col Vicenza l'ha fatto per cercare poi di gestire la partita. È successo col Vicenza, è successo a Brescia, per cui lui parte sempre comunque con queste due linee di quattro che, come dicevo all'inizio, sono molto ravvicinate, per cui toglie spazio tra le linee. Molto spesso si cerca di giocare proprio tra la linea di centrocampo e linea di difesa, perché è lì che si può realmente mettere in difficoltà una squadra. Lui è molto bravo a tenerle compatte, e è quello il leitmotiv di questa tattica di Novellino. E invece, Marco, Gavazzi si è detto sempre dovrebbe tornare a marzo, ci siamo quasi o i tempi si sono allungati? No, ci siamo quasi, in realtà probabilmente si attendeva anche un po' prima, però l'infortunio avuto è stato molto grave, rottura completa del legamento. Era ottobre, giusto? Sì, no, se non sbaglio addirittura settembre. Fine settembre, sì. A Verona. A Verona. Si attendeva a metà febbraio il suo rientro, in realtà i tempi si sono un po' dilatati, ma è anche fisiologico, sta lavorando con il riatletizzatore, questo nome è difficilissimo da dire, Nicola Agosti, si sta impegnando molto, ci ho parlato in occasione di un giorno per la nostra città, mi ha spiegato che si sente abbastanza bene, ma che c'è bisogno di tempo. Metà marzo io credo che possa rientrare gradualmente nei ranghi. Ancora qualche messaggio da casa, godiamoci il momento ma restiamo umili, senza voler far polemica, ma sono alquanto infastidito dal fatto che Radunovic si debba far ammonire sistematicamente per perdita di tempo, quando non vedo neppure la necessità, scrive Gerardo. Poi forza Lupi, forza Avellino, e poi per piacere continuiamo a lottare partita dopo partita e poi si vedrà, scrive Giuseppe da Mercogliano. Ancora, grazie ai giocatori per le emozioni che ci stanno regalando, onore a Novellino per quello che sta facendo, qualcosa di straordinario, forza Magico Lupo. E qui scrive invece Ugo da Lioni. Altra slide di Giuseppe Andrita. Questa è bellissima, via col Veneto, gli scalpi, no, delle tre venete, una dietro l'altra, Verona, Cittadella e Vicenza. Queste tre vittorie consecutive, Felice, secondo te qual è stata la più complicata da ottenere? Cittadella sicuramente. Cittadella, prima del nostro pareggio, era una partita che doveva stare tranquillamente 4-5-0. Per si il sbagliò proprio l'approccio, come ha detto Cristoforo prima. Ho detto che la partita a Cittadella abbiamo, dissi, chi di fortuna ferisce, di sfortuna perisce, perché i tre punti che si sono presi loro ad Avellino in maniera veramente immeritata, ce le siamo ripresi noi là. Cristoforo, d'accordo, quella è stata la partita più complicata, al di là di quei 20 minuti iniziali contro il Verona, ma credo più per un timore reverenziale, forse. No, ma ti ho detto, l'Avellino parte quasi sempre così. A Cittadella ha sbagliato proprio l'approccio, ma nel secondo tempo il Cittadella ha avuto ancora più occasioni da gol, perché purtroppo la difesa ha risentito dell'assenza di Jim City, lì è stata molto imprecisa, soprattutto nella coppia centrale. Sì. Allora Marco, queste tre vittorie con le venete, tra l'altro ci sono anche rivalità molto sentite, lasciamo stare i fatti di Verona, ma anche con il Vicenza c'è una bella rivalità. Fortunatamente ieri al Partenio è andato tutto dal punto di vista giusto, corretto per quanto riguarda l'ordine pubblico, e insomma torniamo anche per un attimo su quello che è stato il discorso legato ai tifosi, perché ancora una volta la Sud si è espressa con un comunicato chiedendo giustizia, perché sono stati emanati, no, questi 8 DASPO, però materialmente non è stato ancora trovato l'autore materiale di quel gesto sconsiderato, di quella bottiglia lanciata nei confronti della dirigenza veronese. Giusto un passaggio su questo con te? Sì, un passaggio. C'è stato questo comunicato del direttivo della Curva Sud venerdì notte, praticamente alla mezzanotte di sabato, in cui si chiedeva di non sparare nel mucchio, di trovare il responsabile di questo, di quanto
è accaduto. È chiaro che le indagini stanno continuando. E la curva vuole che si individui il responsabile in modo che non siano tutti a pagare. È stata una vicenda molto controversa, abbiamo sentito tantissime versioni. Ieri io la nota però stonata direi che è quella che, nonostante il pericolo scongiurato della chiusura della curva sud, con il CASPS che non ha dovuto andare a sanzionare questa chiusura, sì, come inizialmente si poteva ipotizzare, vista che era stata sospesa la vendita dei biglietti, davvero pochi biglietti, 700 sì, biglietti venduti nel complesso, un numero bassissimo. Ci si è messa anche la giornata di brutto tempo, eh? Sì, però al di là della giornata è chiaro che qui c'è un percorso di involuzione per quanto riguarda i numeri che, almeno per quello che sta esprimendo la squadra, meriterebbe ben altri numeri proprio in termini di biglietti venduti, ma proprio perché la squadra sta meritando concretamente il sostegno. Riguardo a Radunovic, è entrato in diffida ieri con quella ammonizione. Sì. Quindi occhio sì, a Vercelli. Chiedo al telespettatore di rimanere ancora un attimo in linea, di pazientare ancora un attimo, voglio far vedere le pagelle, poi magari chiediamo anche una sua valutazione. E allora, Radunovic 7, queste naturalmente sono le mie di valutazioni, Radunovic 7, Gonzalez e Gidai 6,5, Gym City 7, La Verona e Lasic 6,5, Moretti 7, Paghera 6,5, D'Angelo 8, assolutamente secondo me il migliore in campo, fosse solo per la doppietta, Ardemagni 7, Verde 6,5, Omeonga 6,5, Castaldo e Eusepi senza voto 7 per Novellino. Poi dopo chiederò anche il parere degli ospiti. Andiamo al telefono intanto, buonasera. Buonasera. Prego. Sentite? Con chi parliamo? Salve, sono Amedeo e saluto tutti in studio, in particolare Felice. Sì. Niente, io sono praticamente d'accordo con la pagella. Sì. Perché questa è una squadra cinica e cattiva. Per me è racchiusa in questi due aggettivi. Noi abbiamo fatto 4 vittorie in 6 partite con 2 gol di scarto, cosa che non è mai successa neppure con Rasselli. Quindi significa che la squadra è concentrata, è spietata e i gol non si fanno per caso. Noi tra Cittadella e Vicenza abbiamo fatto 6 azioni con palla a terra, abbiamo fatto 6 gol, quindi non è questione di fortuna. Anche quando difendiamo a Cittadella, dove abbiamo sofferto, ho visto su quelle palle in difesa gente buttarsi in scivolata rischiando di rompersi una gamba. Ieri Paghera sul 2-0 è andato a pressare alto, ha strappato la palla all'avversario, ad Ardemagni. Quindi per me questa è proprio una squadra cinica e cattiva. Volevo fare 2 domande, una la faccio a Cristoforo. Volevo sapere come vede un po' la situazione di Castaldo, la situazione tecnica e psicologica di Castaldo in questa squadra. E poi un'altra la faccio a Felice per quanto riguarda il calcio scommesse, quello che potrebbe succedere. Io non ricordo, se lui mi aiuta in questo, i casi più o meno analoghi che sono successi nel passato, non so, il caso Doni, il caso Masiello, quali sono state le sanzioni per la società e per i calciatori. Ok, allora andiamo in ordine, grazie intanto Amedeo, grazie Cristoforo. Castaldo naturalmente adesso in questa squadra deve sgomitare, no, per ritrovare il posto da titolare. Ieri a esplicita domanda fatta a Novellino da parte mia, possiamo vedere questo Avellino con Verde, Ardemagni e Castaldo contemporaneamente in campo tutti e tre? Ha detto no, Ardemagni fa meglio quando è solo lì davanti. Sì, lo sta dimostrando Novellino che non gli piace giocare con due prime punte, per cui io onestamente sono un grande estimatore di De Castaldo, non l'ho mai nascosto. Per me giocherebbe sempre pure con una gamba sola. Novellino è l'allenatore dell'Avellino, è lui che decide, conosce meglio tutti i giocatori, per cui in questo momento evidentemente ha trovato un assetto ideale per lui che gli garantisce quello che è in equilibrio e va avanti così. Per quanto riguarda la situazione psicologica, io l'avevo visto mercoledì scorso Castaldo con la primavera, contro la primavera, in grande spolvero, con grande voglia, e mi aspettavo onestamente di vederlo in campo già a Cittadella, però evidentemente Novellino, ecco, come ha detto a te, ha trovato l'equilibrio con questo tipo di formazione e andrà avanti così. Felice, chiedo anche a te, mi interessa anche da parte tua una valutazione su Castaldo, su un possibile impiego di tutti e tre contemporaneamente, tu come vedi questa opzione, e poi se vuoi rispondere sul calcio scommesse, secondo te che scenari si possono aprire per l'Avellino? Sul calcio scommesse ti confesso che non ho molta fiducia nella giustizia sportiva. La giustizia sportiva negli ultimi anni ne ha fatte veramente di tutti i colori.
Abbiamo visto casi di squadre di Serie A, lui ha fatto il cinema di quella squadra, dove erano coinvolti 8-9 calciatori, erano coinvolte società, erano coinvolte tutte, alla fine con un punto di penalizzazione e due punti di penalizzazione. Quindi alla fine non ho grande fiducia, abbiamo sicuramente un ottimo avvocato, un grande avvocato, uno che nelle ultime chiacchio che sa il fatto suo, questo mi dà più tranquillità, però della giustizia sportiva non ho proprio fiducia. La dirimente mi sembra sia quella, insomma, che possa alleggerire la posizione dell'Avellino, smontare la responsabilità diretta, no Marco? Questo è il è giusto? Assolutamente, questa è la prima cosa che andrà fatta, perché è chiaro che c'è questa responsabilità diretta per la presunta omessa denuncia di Walter Taccone per Modena Avellino. Bisognerà partire da questo, smontare la responsabilità diretta, e poi ci sarà da valutare i tesserati, gli ex tesserati coinvolti, per cui l'Avellino rischia la responsabilità oggettiva e quindi i punti di penalizzazione. Però il lavoro di Chiacchio finora è stato effettivamente strepitoso, anche per quanto riguarda il caso Trotta, non per ultimo. Sì. E quindi vedremo venerdì i scenari che andranno a profilarsi. Su Castaldo, Felice. Ma Castaldo io credo che dopodomani giocherà, perché c'è un turnover, ci sono 3 partite in 7 giorni, e quindi è chiaramente un giocatore che va recuperato. Diceva Cristoforo che è un giocatore fondamentale, importante, è chiaro che è un giocatore dell'Avellino e dobbiamo tenercelo stretto. Altrettanto vero che Novellino ha trovato, sembra, il bandolo della matassa con Ardemagni. Se vogliamo l'Ardemagni quello attuale, l'Ardemagni del capocannoniere a Modena, l'Ardemagni del capocannoniere a Cittadella, è un Ardemagni che gioca da solo in attacco. Quindi è chiaro che ci sono tante partite, qualche soluzione, l'esperienza di Novellino alla fine troverà sicuramente la quadra giusta. Amedeo sottolineava anche il grande cinismo, soprattutto nell'ultimo periodo di questa squadra, sì, perché in effetti 6 tiri, penso, tra Cittadella e ieri contro il Vicenza, e bottino pieno, punteggio pieno. Non è facile nel campionato di Serie B vincere con 2 gol di scarto. In genere ci riescono poche squadre, quelle che lottano per la promozione. L'Avellino nelle ultime 3 le ha vinte tutte con 2 gol di scarto, migliorando una differenza reti che era quasi disastrosa. Ed è sempre buono avere una buona differenza reti, perché nel finale c'è una classifica avulsa per l'ottavo posto, una classifica avulsa per il quintultimo. Avere il confronto diretto in pareggio, però avere una differenza reti migliore, perché poi è la seconda opzione, questo sicuramente ci può favorire, e recuperare 6 gol a un meno 10 che avevamo non è cosa da poco. Cristoforo, mi fai invece un parallelo tra l'Avellino di Rastelli, quello del 2014-2015, e questo di Novellino? Sono 2 squadre completamente diverse. Prima nell'atteggiamento tattico, perché Rastelli ha giocato quasi sempre con la difesa a 3, e anzi in quell'anno quando giocava con la difesa a 4 faceva male sostanzialmente. E giocava molto di più sulla palla lunga, sulla spizzata, con l'accorciamento del centrocampo che era molto aggressivo sulla seconda palla. Adesso l'Avellino riparte molto bene in azioni manovrate, sfrutta molto la transizione, mentre anche all'epoca sfruttava la transizione ma in maniera diversa. Adesso lo fa con il palleggio, all'epoca lo faceva sul recupero palla e la verticalizzazione immediata. Va bene, ci vedi punti di contatto al di là dei moduli, dell'aspetto tattico? No, sinceramente no. Proprio perché è un atteggiamento tattico completamente diverso, anche perché giocando a 3 c'era un'aggressione più sull'anticipo, adesso invece la difesa difende meglio pure l'area, si stringe di più, il centrocampo fa un'azione di filtro maggiore, anche perché l'Avellino sta giocando a 4 ma di fatto gioca con 2 mediani, perché l'Asic da un lato e D'Angelo soprattutto con il Vicenza stringono moltissimo il campo, per cui gioca proprio con una diga davanti alla difesa. Va bene, altro messaggio da casa, questo è lunghissimo, vediamo di leggerlo tutto. Buonasera a tutti, io ho avuto sempre fiducia in questa squadra, ho sempre sostenuto che il peccato originale commesso da questa società fosse toscano. L'aver cambiato modulo a fine preparazione mi aveva destato più di un dubbio, ora godiamoci il momento, pensiamo alla salvezza e soprattutto per tutti quelli che in questo periodo hanno sparato a 0 contro tutti. Se amate l'Avellino nelle eventuali prossime difficoltà, prima di sparare a 0 azionate il cervello. Chapeau per De Vito, i Taccone Gubitosa, per aver corretto il tiro ingaggiando Novellino, e magari a fine campionato fate di tutto per riconfermare il mister. Ultima cosa, non fatevi coinvolgere dalle polemiche che spesso si generano su Facebook. Forza lupi sempre, scrive questo tifoso che però non si firma. Allora io direi, no, prima di vedere le vox realizzate da Marco in tribuna Terminio a fine partita, è vero, è questo il peccato originale che paga Toscano, Felice, Cristoforo e poi anche Marco, l'aver cambiato modulo proprio a pochissimo dall'inizio del campionato?
Assolutamente no. Non è certamente il cambiamento di un modulo che ti fa la differenza. Purtroppo Toscano, torniamo a dire, sicuramente in Serie C aveva fatto molto bene, ma non aveva l'esperienza per poter allenare in Serie B. Non solo, lo dice il suo curriculum, non ha mai lanciato un giovane. E quando tu non lanci mai un giovane, ti affidano una squadra giovane, è quasi sicuro che vai al suicidio. Cristoforo? Ma sono d'accordo con Felice che non sia stato il cambiamento del modulo. È chiaro però che lui è sempre stato uno che ha giocato il 3-4-3, e gli ha tolto certezze personalmente, quindi togliendoci certezze lui non ha trovato più la quadra, ha tolto certezza alla squadra e purtroppo poi è successo quello che è successo. Tra l'altro una squadra che per giocare in quel modo era assolutamente incompleta, soprattutto nel reparto di centrocampo. Marco, per chiudere? Io credo che lui abbia assorbito Toscano in negativo tutte le pressioni, a dispetto di quella che era la figura del sergente di ferro, in realtà si è proprio lasciato travolgere dalle pressioni di una piazza che comunque esigente, era partito per giocare il 3-4-3 come il Crotone di Juric, quello era il modello di riferimento, poi questo passo indietro secondo me la squadra lo ha percepito come una sfiducia proprio nei calciatori stessi, e c'è stata poi un'involuzione in termini di, proprio di rapporto di fiducia tra i giocatori e l'allenatore, e di qui poi questi continui cambi di modulo che hanno poi finito col minare proprio la tranquillità dello spogliatoio. Che hanno portato alla crisi di risultato e poi all'esonero. Per fortuna che adesso parliamo di un altro Avellino e abbiamo dato risposta anche all'ultimo telespettatore di cui abbiamo letto il messaggio. Ora ci andiamo a vedere le Vox realizzate da Marco a fine partita. La culla Novellino funziona e continua, avanti così perché ora i playoff non ce li può togliere nessuno. Terza vittoria consecutiva e settimo risultato di fila di mia figlia Beatrice, che oggi compie 2 mesi, imbattuta con 4 vittorie e 3 pareggi. Ed è nata il giorno dopo la vittoria del derby con la Salernitana. Ora è a casa, la saluto ed è veramente una portafortuna dei colori bianco-verde. Secondo me se andiamo avanti così sicuramente ci prenderemo delle belle soddisfazioni, perché la squadra è molto molto adesso compatta, si vede proprio la mano del mister, quindi poi abbiamo un Ardemagna che è una furia davanti e ci possiamo sognare. Con la fiducia che ha dato Novellino alla squadra credo che possiamo giocarcela con tutti, non abbiamo paura di nessuno. Meglio guardare prima dietro e poi guardiamo avanti. Voglio... come si dice, il collettivo, elogiare il collettivo, perché da quando è arrivato questo mister è tutta un'altra squadra. I giocatori sono gli stessi ma la squadra è diversa. D'Angelo ormai è la nostra bandiera, è inutile che ce lo nascondiamo, la nostra bandiera sarà così fin quando vorrà appendere le sue scarpe al chiodo. Secondo me il migliore in campo comunque è stato Moretti. Un grande acquisto. Qualità al centrocampo. Ha dato molta qualità al centrocampo. Moretti dietro, cioè a centrocampo, Moretti è grande, un grande regista, quindi non abbiamo niente da dire, sono tutti bravi. Vercelli è un campo ostico, perché sappiamo che al settentrione siamo sempre visti con malocchio, però sono convinto che andremo a fare risultato come abbiamo fatto risultato col Cittadella. Si fa con rispetto per la squadra che avversi, però cerchiamo comunque di non interrompere la scia di vittorie che abbiamo fatto. Dicono i punti di penalizzazione, io non ci credo in quella penalizzazione dell'Avellino se in caso successo qualcosa, ma crediamo in questo favoloso gruppo. E allora l'immancabile Edoardo da Castel San Giorgio Biancoverde, complimenti a Marco e ai tifosi sotto l'acqua, la pioggia battente per raccogliere queste Vox. Andiamo subito al telefono, buonasera. Buonasera, sono Luca, buonasera a tutti voi. Ciao Luca, prego. Io volevo salutare la signora Maria perché la conosco attraverso Facebook e quindi la reputo una grande tifosa. Niente, togliamo questo fatto in mezzo di gufi, non gufi, cioè chi parla per bene e il male della verità, perché vuole bene a questa squadra, punto e basta, anche perché vedo che ci hanno spaccato anche tra i tifosi. Togliendo questa piccola curiosità, sì, volevo fare delle domande un pochettino anche riguardo un po' della penalizzazione. Voglio capire una cosa, nel momento in cui ci sia una penalizzazione ci sarà un ricorso? Fino a che grado di giudizio ci si può appellare? Cioè si può slittare anche eventualmente che finisca quest'anno il campionato e poi diciamo questi punti di penalizzazione vengano dati l'anno successivo? Non ho ancora inquadrato bene la situazione, perché so che i gradi di giudizio sono diversi, sì, se non addirittura si può ricorrere fino all'AIA, non so fino a che cosa, a quale diciamo organo finale ci viene, sì, per quanto riguarda questi ricorsi. In più un'altra cosa volevo capire, non facciamo l'errore di sostituirci all'allenatore, cioè di pensare io metterei cioè,
Castaldo, ti riferisci a Castaldo? Sì, a Castaldo. Cioè, dico, per me Novellino sta facendo benissimo. Cioè, lasciamolo lavorare tranquillamente e se non mette Castaldo, perché evidentemente non ritiene ancora che magari abbia, diciamo, del tutto esaurito il suo, diciamo, infortunio che ha. Sì. Grazie, buonasera. Grazie. Grazie Luca. Allora, qualche settimana fa facevamo un po' di chiarezza con Bruno Iovino, ci rinfreschiamo un po' la memoria attraverso Marco, ci ricostruisci un po' tutte le possibilità anche di ricorsi e controricorsi dopo la sentenza che eventualmente sì. dovesse arrivare negativa? Questa è comunque una sentenza di primo grado, quindi vuol dire che ci sono altri gradi di giudizio. Ovviamente l'Avellino può ricorrere. Quello che andiamo ad approfondire con Bruno Iovino è che il fatto che non si andrà ovviamente oltre la fine del campionato, quindi la giustizia sportiva sicuramente fa il suo corso entro la fine di questo campionato, proprio per non falsare il risultato del campionato stesso. Questo è poco ma è sicuro. Quindi venerdì c'è questa giornata molto importante, perché si andrà a definire l'eventuale penalizzazione dell'Avellino, e poi l'Avellino può ricorrere. Mi sembra che disse Angelo, aiutami a ricordare, che si può arrivare addirittura fino al TAR, proprio nell'estrema ipotesi, ma non penso che, insomma, ci sarà. In quel caso credo si andrebbe poi al di là della stagione regolare. No, io come disse Bruno Iovino, ci dovrebbe esaurire tutto prima. Tutto prima, assolutamente. Per quanto riguarda Castaldo, torniamo al calcio giocato, che è sicuramente più divertente di queste annose questioni. Occhio, perché Castaldo può essere una delle soluzioni per martedì, perché c'è l'ASIC che non sta bene, contusione molto forte alla coscia destra contro il Vicenza. Potrebbe giocare Castaldo con Ardemagni e Verde arretrato spostato del centrocampo. Più dietro. Ci sono anche altre opzioni, ovviamente quella del rientro di Belloni con D'Angelo dirottato come mezzala aggiunta partendo largo da destra, oppure ci sono anche altre opzioni tattiche con Laverone, che potrebbe ad esempio andare largo a destra al posto di Lasic con Perrotta terzino sinistro. Però Castaldo, io so che Novellino, come Cristoforo e come tutti gli allenatori che amano i giocatori di qualità, ha grande fiducia in Castaldo. Io penso che può essere anche l'arma in più per l'Avellino da qui alla fine del campionato. No, volevo dire che soltanto un caso, mi ricordo che il Pescara una volta gli hanno ridato un punto quando il campionato era finito, proprio era finito da 10 giorni, gli hanno ridato questo punto. Allora non si è più verificato, si aspetta l'ultima giornata. Però voglio dire a Marco che, aspettando l'ultima giornata per dare l'eventuale ultima conferma, praticamente non si falsa assolutamente niente, perché anzi si dà regolarità al campionato, perché le squadre devono giocare fino all'ultima giornata tutte per vincere. Questo è anche vero. Quindi anche tu non devi sapere giusto. Quanti punti di penalizzazione io prendo, perché lo devi sapere? Perché dovete fare il pareggio alla penultima di giornata e dovete concordare. Si gioca fino alla fine del campionato, all'ultima giornata esce la sentenza, benissimo, ma le squadre fino all'ultima giornata vanno in campo per vincere. È una teoria molto giusta questa di Felice. Intanto, velocissima parentesi sulla Serie A, il super posticipo di San Siro, c'è un Raja Nainggolan davvero primo attore sulla scala del calcio, una doppietta, un gol, uno più bello dell'altro, no Cristoforo? Vedevo che sbirciavi sui televisori, ha fatto un gol adesso pazzesco, e non parliamo del primo. Oserei dire Inter 0, Nainggolan 2, perché sta facendo una partita veramente incredibile. Abbiamo ricordato anche un gol bellissimo di Nainggolan. A proposito di Avellino, sì. All'Avellino con il Piacenza, era giovanissimo all'epoca, e fece un gol da 30 metri clamoroso, un tiro a volo, andatelo a cercare su YouTube, magari lo trovate. Certo, però se il numero 5 che è stato costato, mi diceva Cristoforo, 25 milioni di euro. Più bonus, il numero 5 dell'Inter. Ha regalato, che è Miranda? Gagliardini. Ha regalato i due gol alla Roma, le ha regalati. Sì. Qui protestava anche per un presunto fallo subito da Nainggolan. Comunque, prima di andare in pubblicità, voglio far vedere una foto molto bella, anche dal punto di vista sociale, umano, che circola su Facebook, Avellino Calcio Mania, no? Mi sembra, Marco. Eccola qui, abbiamo recuperata. Queste sono 4 persone in carrozzella, dovrebbe essere un centro a Grottolella, se leggiamo. E scrivono, sarebbe bello se Matteo Ardemagni, fanno la dub dance, no, di Ardemagni tutti e quattro, e scrivono sarebbe bello se Ardemagni potesse passare un giorno da queste parti, in un posto a pochi chilometri da Avellino, leggiamo lì Grottolella, speriamo, no, magari anche tramite te Marco, di recapitare questo messaggio ad Ardemagni, e magari può far visita a queste persone in difficoltà. Mi farò portavoce, promesso, vi aggiorniamo. Va bene, andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco con l'ultima parte. Rieccoci in studio, terza ed ultima parte di 0825. Tra poco parliamo anche della prossima partita
a Vercelli contro la Pro. Avremo anche un contributo telefonico con una collega di Vercelli. Intanto andiamo al telefono. Buonasera. Ciao Angelo, buonasera. Ciao Pietro. Buonasera. Un saluto a tutti nello studio. Ciao, ciao. Particolar modo a Marco. Ciao. Marco, ti devo fare una tiratina d'orecchio. Tanto per cambiare. Abbiamo pronosticato prima di andare in diretta. Qual era quella di stasera? Sto scherzando. No, Marco, io comunque scherzo. No, lo so. No, perché... però l'unica cosa. Il 6,5 è Radunovic. Sì, te lo spiego. No, io già lo so, tu già l'hai detto. Per il fatto che tu ritieni colpevole Radunovic del gol subito. Sì, che non è caduto. Però se tu vai a compensare i due grandi interventi che ha fatto. Sì, no, ma ha scritto anche nella spiegazione della pagella, è miracoloso, sia sul tiro dalla distanza di Bellomo. Vabbè, comunque stiamo scherzando, no, Marco. Scusami Pietro, a supporto di Marco, anche Novellino ieri, per carità, non lo ha colpevolizzato Radunovic, però ha detto che aveva un po' di dolore e sì, non è riuscito a rinviare bene quel pallone da cui poi è scaturito il tiro di Bellomo. Ragazzi, ma stiamo parlando sempre di un ragazzo di 20 anni. Assolutamente, sì. era per completare il ragionamento. Sono d'accordissimo sui due interventi nel finale. Io penso sempre che un ragazzo di 20 anni, per me è un grande portiere ed è... per fortuna ce l'abbiamo noi, ma è sprecato per la Serie B, secondo il mio punto di vista. Per fortuna ce l'abbiamo noi, però peccato perché è in prestito, eh? Vabbè, ma questo è come dissi pure l'altra telefonata, noi abbiamo tutta la difesa in prestito. Noi a giugno dobbiamo fare la difesa da capo e facciamo sempre le stesse tiritere. Cioè, a parte Migliorini e il ragazzo preso, che poi diciamo ragazzo, cioè quasi 25 anni, Solerio, non è un ragazzo, sì. è un giocatore fatto. Quindi a parte questi due, il resto è Gidai, che ahimè comunque va per una certa età, non so poi fino a che punto possa essere utile ancora, nel senso non perché non va bene, ma è proprio per l'età, perché poi in difesa sappiamo che perlomeno come gioca Novellino, io penso che ci serva un difensore centrale veloce e uno abbastanza forte fisicamente. Poi per quanto riguarda la striscia positiva dell'Avellino, noi siamo contenti, però come ti ho detto l'altra volta, Angelo, io resto con i piedi a terra e penso prima alla salvezza. Quanto prima raggiunge la salvezza, poi incombe sempre il fatto della penalizzazione. Vediamo se effettivamente arriverà questa penalizzazione e in quale quantità di punti può arrivare. Io spero non tanti. Però come diceva anche giustamente prima Felice, pensiamo a giocare perché... Certamente. Perché nella peggiore delle ipotesi, insomma, si arriverà quasi a campionato finito. Per cui, noi dobbiamo testa al campo. E noi dobbiamo fare i nostri, come ho detto l'altra volta, 55-56 punti per metterci in tranquillità. Secondo Felice ne bastano anche... quanti erano? 48? Sì, ma lui dice poi tolta la penalizzazione. Ah, tolta la penalizzazione. Sì, io dico questo. Io effettivamente dico i 54-55 punti, che poi se togli 5-6 punti di penalizzazione... salvo sì, comunque. Sì. Questo era il mio pensiero, saluto tutti e sempre grazie per il vostro supporto e per la vostra compagnia. Grazie a te Pietro. Grazie a te. Buona serata. Grazie ciao. A te. Allora, mentre la regia prepara la telefonata con la collega della stampa Raffaella Lanza, andiamo a vederci la Pro Vercelli che ieri ha sbancato il Manuzzi di Cesena. Vediamo lo schieramento della squadra di Longo, tra poco vediamo anche le immagini della partita. Allora, ha giocato così: Aiardi, poi Legati, Bani e Konaté in difesa, Berra, Palazzi, Mammarella, l'esperienza dell'ex Torino Vives, Emanuello ed Aramu, non so qual è Marco, Aramu, dietro l'unica punta Rolando Bianchi. E che punta, una squadra questa che si è rafforzata tantissimo nel mercato di gennaio con l'esperienza di Vives e la grande capacità realizzativa di Rolando Bianchi. È tornata a vincere dopo 288 giorni fuori casa, primo successo del 2017, dimostrato tanto carattere e concretezza. L'effetto Rolando Bianchi, grinta, personalità, carisma, così come quello di Vives, che ha garantito geometrie, aperture e puntualità in mezzo al campo. Grazie naturalmente per questa grafica a Giuseppe Andrita e andiamo, vedendo intanto le immagini di ieri del Manuzzi, al telefono da Raffaella Lanza. Ciao Raffaella. Ciao a tutti.
Allora, che Provercelli si troverà di fronte l'Avellino martedì? Immagino una squadra galvanizzata da questa vittoria così importante a Cesena contro un avversario, il Cesena, che ha allestito una squadra altro che da ultimi posti in classifica. Se fosse partita bene sarebbe in zona playoff, se non promozione, però una pro che adesso vuol dire la sua in questo sprint salvezza. Ma allora, certamente, diciamo che la vittoria di Cesena ha dato morale alla Provercelli, una Provercelli che nelle ultime partite ha sempre giocato bene ma ha raccolto meno di quanto seminato in campo, però una Provercelli che deve fare i conti con una lunga lista di infortunati, perché Moreno Longo, come non li aveva a disposizione Cesena, non li avrà a disposizione neppure martedì contro l'Avellino. Ci sono ben sei infortunati che potrebbero essere benissimo titolari, quindi c'è da fare i conti anche con questa infermeria zeppa di giocatori che sono Vaiusci, sono Lamantia, sono Morra, sono Nardini, c'è Luperto, insomma ce ne sono tanti veramente di giocatori infortunati, quindi l'impegno di Cesena sabato, martedì si rigioca, sei assenti non sono pochi. Però c'è subito questo Rolando Bianchi decisivo. Sì, è stato decisivo, ha fatto vedere a Cesena di essere un giocatore di categoria superiore, su quel pallone si è avventato come un falco, poi c'è stato l'errore anche del portiere del Cesena, però lui ci ha creduto e ha fatto gol, ma soprattutto in campo, insomma, porta quell'esperienza, lui, Vives, che era mancata la Provercelli nel girone d'andata, una Provercelli che in estate ha fatto la scelta di puntare molto sui giovani, adesso però mancava quel giocatore d'esperienza in grado di prendere per mano la squadra e portarla verso l'obiettivo salvezza. Rolando Bianchi ha dimostrato di essere un calciatore con la C maiuscola e veramente al suo esordio già ha fatto gol, ma soprattutto una bella prestazione di carattere e soprattutto una bella prestazione come guida anche per gli altri giocatori in campo. È una vittoria poi che è servita a metter fine a un momento molto difficile da cui veniva la Provercelli, no? Sì, allora diciamo che la Provercelli era in crisi di risultati, non di gioco, nel senso, perché anche nelle partite casalinghe contro Trapani, contro Spezia, contro Benevento non ha giocato male, ha giocato bene, poi aveva questa pecca che mancava nella finalizzazione, nell'ultimo passaggio mancava il gol con l'infortunio anche di Lamantia, giocava bene, c'erano i complimenti delle squadre avversarie, c'era una Provercelli che in campo faceva la partita ma poi alla fine non riusciva a raccogliere punti, quindi le domande erano anche... Dobbiamo un po' invertire questo trend, no? È vero che riceviamo i complimenti, però alla fine i punti servono per la classifica, sì. Perché se no non si va da nessuna parte. Quindi questa vittoria, insomma, è stata un po' utile, cioè molto utile per la classifica, però utile anche per questo morale, perché la Pro diceva giochiamo bene ma non raccogliamo, e quindi sì, non va bene. No, dicevo, quando si ricevono troppi complimenti significa che le partite si sono perse, perché se le vinci non si complimenta nessuno. Non credo che ieri Cesena si è complimentato con la Provercelli. Non penso. Marco, una domanda per Raffaella. Raffaella, ciao, buonasera, ciao, un abbraccio, ciao. Innanzitutto, ciao. Volevo chiederti, Comi, che l'Avellino ha anche inseguito per la finestra di mercato di gennaio, poi ha scelto la Provercelli, che impatto sta avendo con la vostra realtà? Allora, non sta avendo un impatto ottimale, nel senso, perché lui è arrivato a Vercelli, è arrivato come giocatore che però non aveva tante partite sulle spalle, quindi ha avuto bisogno un po' di adattamento, ecco. Soltanto che vuoi prima che c'era una Mantia in grande spolvero, vuoi che magari contro il Trapani ha sbagliato un gol che era praticamente a porta vuota e questo un po' ha pesato anche sul suo morale, diciamo che ha faticato un attimino ad ambientarsi. È un giocatore di grandissima talento, non lo si discute, però lo stiamo aspettando ancora un attimo. Poi l'arrivo di Rolando Bianchi, perché logicamente la Mantia adesso starà fuori per due mesi. Non si poteva pensare di arrivare fino alla fine del campionato solo con Comi, logicamente un personaggio come Rolando Bianchi un po' d'ombra gliela sta facendo a Comi, giustamente. C'è una curiosità per te, una domanda anche da parte di Cristoforo Barbato. Prego, sì, Cristoforo. Volevo chiederle, visto che ha elencato una serie di partite dove la Provercelli sicuramente ha fatto prestazione, se non è stata proprio quella dove ha fatto la prestazione meno positiva che ha vinto, quella di Cesena. Ma noi
noi avevamo sempre detto, gioca male e porta a casa punti. Infatti a Cesena diciamo che è stata forse la partita più brutta, però è stata quella più ottimale dal punto di vista di risultato. Okay, quindi va bene, l'abbiamo vista allo stesso modo. Va bene, Raffaella, grazie. Abbiamo visto anche le immagini di Cesena Provercelli, ti ringraziamo. E allora martedì al Piola Provercelli Avellino. Certo. Ciao, grazie. Ciao, ciao a tutti. E allora, che partita sarà? Parto da Felice. Ieri D'Angelo, Novellino sottolineavano anche questo aspetto del campo, no? Molto piccolo, potrebbe essere un'insidia. E io ho visto la partita con il Benevento, mi ha fatto una buona impressione. Hanno perso immeritatamente proprio all'ultimo secondo, sì. Una partita di un pareggio, un risultato giusto. È una squadra abbastanza solida, ha fatto questa vittoria incredibile a Cesena. Onestamente mi accontento di un pareggio, ti dico la verità. Muoviamo ancora la classifica, andiamo al nono risultato utile consecutivo, teniamo sempre il confronto diretto favorevole con la Provercelli, avendo vinto in casa. Sì. Direi che un pareggio, secondo me, è un buon risultato per noi. Cristoforo, anche dal punto di vista di Longo, ti chiedo che allenatore è, che insidie può riservare all'Avellino. Longo è un allenatore emergente, ha fatto benissimo al settore giovanile del Torino, quest'anno stava facendo bene anche con la Provercelli, adesso ha avuto qualche problemino, però è una squadra che ha sempre giocato. Io ho visto diverse partite, per questo avevo fatto la domanda alla giornalista di Vercelli, sì. Perché la Provercelli col Benevento ha fatto un primo tempo strepitoso, dove meritava di andare sul 2-0, 3-0 addirittura, e ha perso la partita perché poi nel secondo tempo è venuto fuori il Benevento, poi c'è stato l'episodio del rigore, a mio modo di vedere, sacrosanto, fischiato a favore del Benevento, e ha perso la partita. Però proprio a Cesena ha fatto la peggiore prestazione delle ultime 4-5, è riuscita a vincere con un pizzico di fortuna, anche per degli errori, abbiamo visto la papera del portiere. È una partita comunque ostica, perché la Provercelli in casa è una squadra molto tignosa, è una squadra che comunque gioca un buon calcio, anche se non è una squadra che verticalizza molto, fa tanto possesso palle nella propria metà campo. Ha preso Vives, che è un giocatore che io conosco benissimo perché ho avuto il piacere e la fortuna di allenarlo a Giugliano, sì. Giocatore di grande qualità in mezzo al campo, ha tempi di gioco, ha grande verticalizzazione, ha un ottimo tiro. È una squadra pericolosa sulle palle inattive perché c'ha Mammarella che ha un gran calcio con il sinistro, può calciare da tutte le posizioni, e ha preso Bianchi che ha grande fisicità, anche se io presumo, già non mi aspettavo di vederlo in campo titolare a Cesena, presumo che comunque una partita così ravvicinata faccia fatica perché è stato fuori per tanto tempo. Però non c'è la Mantia. La Mantia è un giocatore che mi piace tanto, io lo conosco dai tempi del Foligno, cioè aveva un trio d'attacco, il Foligno, Falcinelli, la Mantia, Giacomelli, che era micidiale. E infatti sono arrivati comunque tutti e tre, uno in Serie A, gli altri due in Serie B. Per cui un giocatore molto interessante che ha avuto un grosso incidente, gli auguriamo di recuperare nel migliore dei modi, ovviamente sarà assente con l'Avellino. Prima di andare da Marco, che già ci ha anticipato qualcosa sul possibile rientro di Belloni, Castaldo dal primo minuto, c'è un ultimo telespettatore al telefono. Pronto, buonasera. Buonasera, buonasera Giuliani, a te e a tutti i tuoi ospiti. Con chi parliamo? Io sono un assiduo vostro telespettatore, mi chiamo Giuseppe, sono di Avellino. Ciao Giuseppe, grazie, prego. Buonasera. Senti, io volevo tre argomenti che forse già sono stati trattati, ma comunque vorrei fare le mie brave considerazioni. La prima è se è possibile intervenire anche con voi altri organi di stampa affinché si possa rimuovere quello speaker che abbiamo allo stadio, perché voglio dire è far ridere, naturalmente non vedo la sua utilità, nel senso che non fa capire le formazioni, non fa capire nulla, è anche implementare Casato Camai anche un po' l'impianto di filodiffusione, perché quell'impianto secondo me è obsoleto, me lo ricordo che l'aveva fatto con la ditta di Avellino che stava al corso, adesso non ricordo il nome. Vabbè, noi facciamo pubblicità, meglio così. Vabbè, comunque, me lo ricordo dai tempi del Memory, insomma, eccetera. Quindi, la prima cosa. La seconda cosa, io credo che le sorti della società si possano, come dire, società nel senso della penalizzazione, si possano facilmente dedurre dal fatto che, a mio avviso, dovremmo avere pochissimi punti di penalizzazione, in quanto che, se vi ricordate la vicenda Paoloni del Benevento, portiere del Benevento, sì. Che Benevento se la cavò con pochi punti, uno o due punti, adesso non ricordo bene la situazione, però lì c'era una pressione di tesserati che avevano cantato, cioè avevano detto le cose come stavano, qui invece ci troviamo di fronte a delle dichiarazioni
dichiarazione di una persona, di un pentito di Camorra, che voglio dire avrebbe detto questo, ma in sostanza gli atti secondo me non c'è nulla, né intercettazioni telefoniche, poi le due partite incriminate sono quelle Modena Avellino e Avellino Regina, sì. sono state trasparenti nella loro effettuazione. Sì. E l'ultimo poi, per quanto riguarda sempre le cose della società, cosa hai pensato delle dichiarazioni del Gubitosi, che ho letto da un sito del internet di Sopracella, che avrebbe detto che porterebbe in campo la velina e poi dopodiché uscirebbe fuori dal contesto societario. Va bene. Questo vorrei sapere, vorrei essere spiegato. Grazie. Va bene, grazie. Grazie a te, Giuseppe. Grazie. Allora, per quanto riguarda lo speaker, naturalmente sono decisioni della società, non ci mettiamo assolutamente bocca, come giusto che sia. Cristoforo, tu volevi dire qualcosa? No, mi hai fatto cenno mentre parlava Giuseppe. Ovviamente tutti speriamo che l'Avellino venga completamente scagionato da quella che è la vicenda a calcio scommesse, però riguardo l'episodio che citava il telespettatore prima di Paoloni in quell'anno era tesserato con il Benevento, ma da gennaio la vicenda relativa al calcio scommesse era antecedente, quando era tesserato con la Cremonese, esattamente. E poi vabbè, su Gubitosa alla fine credo che sia ancora figlia, no, di quel misunderstanding, non so come chiamarlo, con il presidente Taccone. C'è stato uno screzio, lo ricorderai, no Marco, durante il mercato di riparazione, però sono dinamiche che spesso ci sfuggono. Staremo a vedere se le cose si riappianeranno, questi contrasti, questi dissidi societari, e però si potrà, sono dei segnali importanti andare, vediamo se si potrà andare avanti insieme. Io dico che sono dei segnali importanti che dà il nostro presidente Gubitosa, perché lui fa capire che questo è un presidente che non è assolutamente ricattabile. No, ma infatti volevo aggiungere, quindi quando lui fa degli interventi dove dice mostrate quello che ci avete da mostrare, perché io non temo assolutamente niente, quindi è una persona, e questo ti lascia ben sperare, perché sa che non ha niente da temere, e quindi io ritengo che il presidente è giusto al posto giusto. No, no. Poi che c'è questa divergenza che secondo me non ci dovrebbe essere, secondo me, perché sono due persone veramente disomogenee tra di loro, nel senso che Taccone ha bisogno della managerialità e ha bisogno del grande investimento economico di imprenditorialità di Gubitosa. Gubitosa ha bisogno sicuramente dell'esperienza della maggior competenza ed esperienza di Taccone. Quindi questo binomio secondo me deve ancora resistere. No, certo. Io mi riferivo a delle dichiarazioni di Gubitosa che parlava di una struttura societaria non ancora all'altezza, non ancora degna di questo nome, e ha detto fin quando non arriverà io rimarrò sempre un po' ai margini. Queste sono state delle dichiarazioni livelli che ho raccolto da Gubitosa. Comunque siamo quasi in chiusura, uno sguardo velocissimo al prossimo turno di campionato, vediamo cos'altro c'è. Oltre Provercelli Avellino, e allora Bari-Brescia che anticipano domani, Cittadella Trapani, Verona Ternana, Latina Cesena, Novara Benevento, Perugia Frosinone, Pisa Carpi, Provercelli Avellino, Salernitana Spal, Spezia Ascoli e Vicenza Intella. Il Benevento va a Novara, la Salernitana riceve la Spal. Per quanto riguarda le altre campane, un giro veloce anche sull'intero quadro di partite. Felice, con te, quali sono le partite che più ti attirano? Ma sempre io chiaramente vado per la mia squadra. Vabbè, al di là dell'Avellino. Ma io credo che la partita più importante domenica è Perugia-Frosinone, martedì è Perugia-Frosinone, perché il Frosinone secondo me con gli innesti di gennaio è la squadra più forte della Serie B. Però il Perugia è quella squadra che potrebbe tranquillamente tentare per la sesta piazza per i play-off e cercare di dare fastidio. Questa diciamo che è una partita che mette il Perugia nella condizione di vedere se carne o pesce, perché poi la settimana successiva viene a giocare ad Avellino. E poi insomma è un banco di prove importante per il Frosinone per testare le possibilità di un eventuale allungo sulle altre. Cristoforo, tu quali partite evidenzi? In ottica Avellino, Latina Cesena è una partita molto importante, perché il Cesena ha steccato la partita in casa, che non era prevedibile, anche pur facendo comunque una buona partita. Il Latina invece è andato a vincere fuori casa, per cui è una partita, sono a pari punti, è una partita che potrebbe cambiare quelli che sono gli scenari della zona play-out. Marco, chiedo anche a te sul
programma completo delle partite e poi sono ancora in debito per la presentazione della partita con la Pro Vercelli da parte tua. Partiamo dalla Pro Vercelli perché tu ricorderai che all'andata primo gol di Ardemagni, doppietta di Verde, sì, giocarono in tandem insieme e lì si vide già che insieme potevano fare qualcosa. Tra l'altro ti ricordi, quella era la partita che il Partenio doveva rimanere chiuso, che lo sequestrarono, ti ricordi? Sì, esatto, la tribuna Terminio. La Terminio, sì. Le vicissitudini non ci facciamo mancare care niente, diciamo, quest'anno, così. Esatto. Assolutamente. Però dico, quella fu una partita importante perché lì si vide per la prima volta una grande affinità tra Verde e Ardemagni come coppia d'attacco. Vedremo, io ho ascoltato Felice che parlava di un pareggio come risultato assolutamente da non buttare. Anche molti tifosi che ho ascoltato durante le Vox non disdegnavano un pari, ma soprattutto perché l'impegno ravvicinato è la grande incognita. Perché c'era anche Moretti che contro il Vicenza ieri, che si è toccato per tutto il secondo tempo il flessore sinistro, le energie spese sono state molte su un campo così bello inzuppato, quindi questo è un banco di prova molto duro per l'Avellino. Io dico anche occhio a Cittadella Trapani, che può essere una partita interessante. Il Cittadella ne ha perse due di fila e il Trapani invece non muore mai, e quindi questa può essere un'altra partita interessante anche per vedere se nella corsa da salvezza i siciliani possono rientrare definitivamente. E allora io prima di chiudere però sono in debito ancora con Giuseppe Andrita perché c'è l'ultima slide musicata che prima ho saltato, la vediamo perché è uno spunto in ottica playoff, però è uno spunto anche in ottica qualcos'altro che voglio chiedere poi in chiusura agli ospiti, un minuto ciascuno naturalmente. La slide. Perché no? Perché no? Perché no? Il perché no di Battisti è riferito appunto all'eventualità di crederci, di sognare che non costa nulla in ottica playoff, però io dico perché no e lancio questo tema veloce a Felice, Cristoforo e Marco. Si sta parlando di un ritorno in società, questa volta di Raffaele Biancolino. Perché no, Cristoforo? Inizio da te? Come team manager questa dovrebbe essere la figura? Che dici tu? Non lo so che tipo di figura può ricoprire, sicuramente è un giocatore che ha fatto la storia, la storia recente dell'Avellino, per cui comunque è una persona che vive ad Avellino, conosce benissimo l'ambiente e quindi sarebbe sicuramente una figura accettata dalla piazza e anche da quello che è l'ambiente tutto. Chiaramente in quel ruolo di team manager c'è Cristian Vecchia, che è un grande professionista, probabilmente bisognerà trovargli un altro tipo di incarico. Un'altra collocazione. Però questo collante con la squadra può essere utile, può tornare utile, spesso lo si è visto anche agli allenamenti, alle partite. Ci sta. Ci sta perché tutti i club di Serie A e Serie B in genere affidano questa figura dei giocatori, un ex calciatore che è quello che è uno dei più rappresentativi. Biancolino lo è stato sicuramente come uomo spogliatoio, come persona che può fare gruppo con i giocatori, cioè non lo vedo una cosa anomala. Marco? Sul web è stata accolta positivamente questa eventualità. Io ci terrei però a sottolineare una cosa che è certa: nel momento in cui dovesse essere club manager o team manager, è un ruolo totalmente diverso da quello di Cristian Vecchia, che è organizzativo, di coordinamento, fa un lavoro straordinario anche quando siamo fuori casa, è davvero apprezzabilissimo e non credo che andrà ad intaccare il suo ruolo, anche perché sono queste indiscrezioni dell'ultima ora. Il suo ingresso in società, anche ieri ha visto la partita, non è così immediato e poi non è detto che sia nelle vesti di club manager o team manager. Per non dimenticare nessuno, l'ultimo messaggio da casa: ora il prossimo step è la riconferma di Novellino, che a detta di qualcuno però non è tanto certa. Io voglio seguire in diretta il rigore della Roma, che potrebbe richiudere il discorso a San Siro, perché l'Inter aveva accorciato, ma siamo al 40esimo. Perotti sul dischetto contro Handanovic, lo seguiamo in diretta, rete di Perotti, 3-1 Roma, è probabilmente partita che a 5 minuti dal termine va in cassaforte a favore dei capitolini. Grazie in regia ad Aldo Fenizio e Giuseppe Andrita, alle camere a Luigi Esposito, che ha lavorato anche al montaggio, in studio grazie a Felice D'Aliasi. Buonasera, buonasera a tutti. Cristoforo Barbato. Grazie a voi, buonasera. Marco Festa. Grazie Angelo, ci vediamo martedì sera per Offside. 0825 invece torna domenica prossima, arrivederci.